ci credo. No. In passato abbiamo fatto due episodi di Imbruttisci il VIP su Photoshop. Uno l'ha vinto Frederick e uno l'ho vinto io. Quindi qui c'è una battaglia ancora in parità. E questo non è accettabile. Quindi se non avete visto gli episodi precedenti, magari guardateli. Altrimenti, spiega le regole. Ci saranno tre round, in ognuno dei quali ci sarà un VIP che dovremo modificare su Photoshop. Quindi per esempio prendiamo Carlo Cracco e lo facciamo diventare un unicorno. Esempio lampante. E insomma dovrebbe uscire fuori una roba divertente. Ovviamente non saremo noi a decretare il vincitore, ma sarete voi coi sondaggi su Instagram. Quindi mi raccomando, se non ci seguite ancora su Instagram e volete partecipare a video futuri, fatelo. Bene, direi di non perdere altro tempo e cominciamo con il primo round. Prima scegliamo cosa fare. Dobbiamo trasformare un VIP tipo in un demone. Dobbiamo rendere più malefico possibile Carlo Conti. Ok, ci sta, accetto. Direi che come prima cosa cerchiamo una foto di Carlo Conti. Ma quanto è scuro. Oh, ma cioè, raga, ma stiamo scherzando? Ragazzi, ho trovato la foto perfetta. Allora, non so perché ci sia a fianco un gatto, però guardatelo lì. Che risata malvagia. Ma se scrivo Carlo Conti malefico, mi è venuto fuori Amadeus. Vabbè, sono la stessa persona. Uno è il lato oscuro dell'altro. Carlo Conti è scuro. Torna tutto. Ah, guardate che bello che è il suo doppio mento. Mmm, gustoso. L'ho trovata. Qui è già incazzato di partenza. Ok, ragazzi, ci abbiamo una base da cui partire. Guardatelo com'è malefico. Guardatelo come se la gode. Una persona malefica ha un sorriso malefico. Guardate la differenza fra adesso e adesso. Questo è normale. Questo è super malefico, guardatelo! Che cambiamento! Ma cos'è sta roba? Ah! Ma tipo lasciargli le sopracciglia così? Cioè, che escono dalla faccia? Cioè, che c***o gli metto a sta faccia? Ma non ne ho idea! Ah, chiaramente! Cattivissimo questo, vacca boia! Ragazzi, io non so più cosa fare. Cioè, c'ho sto gladiatore qua col sangue sulla pancia, con una spada. Oh, direi che un'allegra foresta è quello che ci vuole. Vi giuro, c'ho un blocco creativo. Ti dico che non avevo idee, ok? Non avevo idee, non sapevo cosa fare. Ci ho messo un'ora per fare sta cagata. Ti ho messo un'ora a mettere la faccia. Ma l'ho dovuta rendere malefica questa faccia. Guardalo che malvagio. Non hai fatto niente. Le sopracciglia le ho modificate. Basta questo. Guarda, se vi... Allora, no. Cioè, non c'è paragone, ragazzi. Sì, ho capito, ma... Cioè, questo è malefico. Vabbè, ok. Cioè, diciamo che il popolo deve scegliere bene. Cioè, non c'è paragone, ragazzi. Se vince quel putridume che ha fatto lui, io non gioco più. Adesso controlliamo i risultati. Diciamo così, se ottengo un 25% sono già contento. Questa è l'opzione numero 1, mentre questa qui è l'opzione numero 2. Scegliete quella che voi preferite. 3, 2, 1. Ma ti ho stracciato! Allora, voi siete degli infami piccoli sorci! Com'è possibile? Ha solo messo la faccia! Ha solo messo la... Come? Cioè, no, allora tu hai un... è un gomblotto! Cioè, il bello è che tu eri proprio convinto di aver vinto. Chi sano di mente non sarebbe convinto? Hai preso una faccia e l'hai buttata sopra e basta! Non hai fatto niente! Ok, va bene, andiamo avanti. Ho caldo, puttana. 1-0 per me. La prossima sfida consiste nel trasformare Sfera e Basta in un animale casuale che adesso estraiamo. Granchio! Sfera e Basta deve diventare un granchio. Avete presente il filtro di Instagram che vi trasforma in un animale? Prendo un'immagine di Sfera e Basta e apro il filtro. Ma cos'è? Allora, per iniziare direi che come base prendo questo granchio, siccome c'ha le chele alzate, quindi posso lavorarci, posso metterci qualcosa sopra. Questo è più o meno quello che farà Frederick. Prenderà la faccia di Sfera e Basta e ce la mette sopra. Fine. Ho ritagliato la faccia di Sfera e Basta, come vedete, e adesso
metto la testa di Sfera Ebbasta sul granchio. Weirdest tourist attraction. Eh beh, cioè credo, se questa è un'attrazione turistica. Fino ad ora mi piace, stiamo ragionando bene, guardate qua che livelli raggiungiamo. Problema, non si capisce che Sfera Ebbasta, non sembra uno che fa trap e sicuramente non vinco con questa roba qua. Soldi, soldi, pieno di soldi, guardate qua che montagna di denaro. Ovviamente Sfera Ebbasta è pieno di donne. Lui si vanta di continuo nelle canzoni, dobbiamo mettergli un sacco di donne granchio attorno. Questa sembra che abbia in testa il Gabibbo. Ed infine una piccolezza, così ci ho aggiunto la scritta Rockstar, quella lì del suo album, per i veri colti. Quindi questo è il mio risultato finale. Tempo finito, tempo scaduto. Un minuto! No, no, adesso salvi quello che hai fatto. No, no, questo può salvarlo. No, no, salvi quello che hai fatto. Ma non posso questo! Non vedo che stai salvando, sto quelle salvando. Sono le modifiche! Sto quelle salvando! Sono le modifiche, no! È vero. Ascolta! Ok, chiudilo! Okay. Basta, chiudilo! Fammi vedere il tuo sgorbio! Mamma mia! Beh, ci sta! Ci sta! È un game! Non mi hai dato tempo! Ma non mi hai dato tempo cosa? Fammi vedere il tuo adesso! Ascolta! Ma cos'è? Allora adesso, secondo quello che è successo prima, la foto più penosa vince. Quindi io ho fatto una foto indecente, putrida, non si capisce che sfera e basta, ho vinto io. Io non ho parole, veramente. 2-0, signori. Se prendi un 3-0, puzzi veramente di ano. No, 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 io sono un ano. Siamo arrivati all'ultima sfida. Dovremo photoshoppare Charlie D'Amelio. E la sfida consiste nell'estrarre tre parole casuali e poi creare un'immagine che c'entri con queste tre parole. Quindi dobbiamo fare un'unione, un mappazzone. Allora, estraiamo ste parole, vai. Nonno. Flan. Cos'è? Non ho la minima idea. Beh, la prossima parola. Arpione. Nonno fa un arpione. Oh, questo è... Non so come faremo a farci entrare Charlie D'Amelio in queste tre robe, però la sfida abbia inizio. Allora, prima cosa in assoluto, capire cos'è un flan. Quindi cerchiamo flan. Ah, è un cibo. Ecco perché non sapevamo cosa fosse. Quindi devo riuscire a mettere in un'unica foto Charlie D'Amelio, sto coso chiamato flan, un nonno e un arpione. No, aspettate un attimo, sono confuso. Così di getto mi viene in mente Charlie D'Amelio che arpiona suo nonno mentre mangia il flan. Non so perché, però... Però è un'opzione interessante, devo ammetterlo. Farà il nonno di Charlie che la minaccia con un arpione mentre lei mangia un flan. E tipo le dice, trovati un lavoro vero! Come vedete qua abbiamo la nostra Charlie D'Amelio con un arpione in mano. Adesso però dobbiamo pensare al nonno e al flan. Bene, qui c'è Charlie che mangia un flan, perfetto. Ora però dobbiamo metterla in un posto. L'immagine sta per prendere forma. Infatti c'è il nonno lì che sta mangiando, adesso gli metto il flan, e c'è Charlie D'Amelio arrabbiatissima dietro che è pronta a sferrare il colpo di grazia. Il nonno di Charlie, cioè, la mette in una cantina finché non si trova un lavoro vero. Ai miei tempi ballavano solo i perditempo. Però, siccome è un nonno, i nonni fanno sempre da mangiare bene, le dà da mangiare i flan. Flan. Signori e signore, la mia opera è conclusa. Devo ammettere che io all'inizio ho fatto un po' di fatica a capire cosa fare, però poi... Ascolta, è venuta fuori una merda, ok? Schifo! Ti racconto la storia che c'è dietro. La famosa TikToker Charlie D'Amelio è super golosa di flan. Nessuno può toccarglielo. E il suo caro nonnino un giorno ruba l'ultimo pezzo di flan. Inaccettabile! Quindi Charlie D'Amelio si arma di arpione e uccide suo nonno. Vabbè, vabbè. Maria signor, povero nonnino. Sì, che poi dove sta lanciando? Sta lanciando da tutt'altra parte. Vabbè, dettagli. Ok, vediamo il mio adesso. Eccolo qua. Vedi, c'è il nonno di Charlie che è super mega incazzato. Ha detto no, no, mi dovete trovarmi un lavoro vero. E quindi ha preso Charlie e l'ha messa in cantina. Ok, l'unica cosa di cui si può nutrire è flan. E poi se guardi l'easter egg, guarda l'easter egg, qui c'è Dixie D'Amelio, la vuole spedire nel gulag, perché anche lei deve trovarsi un lavoro vero. E sarei io, quello impazzito. Questa è la fiaba della famiglia D'Amelio. Vediamo chi sarà il vincitore. Allora adesso guardiamo Charlie D'Amelio com'è andata. E se ho vinto col 3-0, cioè tu ti devi proprio esiliare, esiliato, via. Confido in voi, follower di Instagram, che mi avete fatto vincere col 3-0. Ma no, non ci credo, non ci credo, no.
Il 51%! Anche sfigato! Anche sfigato! Ma io non vinco mai le sfide, io non vinco mai! E cucina non vinco mai! E qui non vinco mai! Se volete partecipare a questi video, mi raccomando, seguiteci su Instagram, perché se tu avessi votato David, magari avrebbe vinto lui. E niente, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e noi ci vediamo in un prossimo video.